Samsung Galaxy Z Flip 5 è finalmente nelle nostre mani, o meglio, nelle mie mani. Allora, per chi mi conosce sa che io sono un Apple user, quindi non mi sono mai avvicinato più di tanto al mondo Android, se non quando testo i device, perché utilizzo Apple per altri motivi, ma soprattutto non mi sono mai avvicinato più di tanto al mondo dei pieghevoli. Li ho sempre guardati con ammirazione, con curiosità, ma non mi sono mai addentrato lì comprandone uno, un po' per pigrizia, un po' perché non ero abbastanza convinto. Adesso ho avuto la possibilità di testare lo Z Flip 5, ve lo devo dire, mi sono innamorato. Un device compatto, bello, con uno schermo esterno che è il vero game changer di questo prodotto, ma anche del settore dei clamshell pieghevoli, e soprattutto con un ottimo comparto fotografico. Vi ho messo un po' di carne sul fuoco, adesso sigla e poi vi spiego tutto con calma, quindi mettetevi comodi. Questa è la confezione, veramente minimal, non c'è praticamente niente se non il device ovviamente, e qua dentro troviamo un cavo dati classico USB tipo C e l'estrattore per la SIM. Non abbiamo un caricatore. L'assenza del caricatore potrebbe essere un problema per molte persone, però in realtà molto spesso quando acquistate questo Galaxy Z Flip 5 da Amazon, per esempio, riceverete in omaggio un caricabatterie. È successo con il Galaxy Z Flip 3, è successo anche l'anno scorso, quindi ovvio ci aspettiamo che in confezione, o meglio, Amazon doni agli utenti che acquisteranno il device dal proprio sito un caricatore. Ad ogni modo 25 watt per la ricarica rapida di questo Galaxy Z Flip 5, che sono più che sufficienti per caricare la batteria da 3700 mAh. Come si è comportato nell'uso classico con i miei giochini soliti, con le applicazioni principali per i social network, con un'app per allenamento, con Sonic, con tutto quello che consegue, Netflix e YouTube inclusa? Bene, perché la batteria regge al di là delle aspettative, perché se vi ricordate il Galaxy Z Flip 3, che aveva un processore Exynos, purtroppo non andava benissimo sul fronte dell'autonomia, complice anche il fatto che scaldava e aveva dei battery drain un po' anomali. Z Flip 4 con lo Snapdragon 8 Plus Generation 1 e Galaxy Z Flip 5 con lo Snapdragon 8 Generation 2 for Galaxy, lo stesso chip che troviamo in S23, ci accompagna fino a sera, perché è ben ottimizzato il processore, è ben ottimizzata l'interfaccia con il sistema operativo Android 13. Abbiamo quindi un prodotto equilibrato che non ci fa rimpiangere la batteria magari più generosa di un Fold, ad esempio, dell'S23 Ultra. Anzi, come detto, il processore è l'ottimo Snapdragon 8 Generation 2 di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM di tipo LPDDR5X e da 256 o 512 GB di memoria. Quale scegliere? Io vi direi 256 GB, ma in questo periodo c'è una promozione fino al 10 agosto e vi farà portare a casa il modello da 512 al prezzo del modello da 256, quindi a 1249 euro. Sul prezzo ci torniamo alla fine. Intanto continuiamo la nostra disamina. Ci troviamo di fronte ad un'ammiraglia in tutto e per tutto, con le prestazioni identiche a quelle del fratellone S23 Ultra, ma anche di S23, S23 Plus e anche Z Fold 5, cugino di questo Z Flip 5. Parliamo adesso di interfaccia, la One UI, o meglio, nello specifico, vediamo un po' di funzionalità di questo Z Flip 5. La One UI la conosciamo tutti, è un'interfaccia un po' giocattolosa, ecco, queste icone non piacciono proprio a tutti, però comunque nelle impostazioni abbiamo un menu davvero ricco e vario. Possiamo andare in schermo, sfondo e stile, temi, andando a cambiare, sì, poi ti aggiorno, ora non mi va, anche tutto il design generale del dispositivo, icone comprese, ecco qui. Basta andare qui e possiamo scegliere le nostre preferite. Sempre parlando di personalizzazioni, voglio farvi vedere che la schermata home è interamente personalizzabile a vostro piacimento, con griglie, layout e quant'altro, e si può personalizzare pure la schermata di blocco e quella dello schermo esterno, che vedremo più avanti in tantissimi modi. La modalità flex la conosciamo già dai precedenti Samsung, si attiva quando apriamo alcune applicazioni. Io ad esempio la sfrutto con la selfie cam, eccomi, faccio così e come vedete diventa eccellente sia per fare video call che per fare selfie, e io da qua mi gestisco tutti i parametri. In parole povere,
La modalità flex serve per avere su una parte di schermo l'app principale, sulla seconda le impostazioni, i parametri, la tastiera e via dicendo. Qui per esempio i toggle per la fotografia con la selfie cam, ma posso anche gestire la fotocamera principale o l'ultra wide, facendo così uno scatto al volo. Dire bello e dire poco. Siamo arrivati finalmente a parlare di design e soprattutto di schermo. Prima ce lo guardiamo un attimo, vediamo un attimo com'è fatto e poi parliamo di questo pannello, ma soprattutto di questo. Allora, è un gioiello, vetro e metallo. Veramente una sensazione premium, sia al tatto che alla vista. Non è molto spesso, 6,9, quando viene chiuso diventa da 15 mm circa. Sul frame laterale abbiamo il bilanciere del volume e il pulsante per le impronte digitali che blocca e sblocca il dispositivo. Ora vi faccio vedere quanto è rapido. Ora è bloccato, poggio e sblocca, blocco e sblocca, blocco e sblocca, insomma immediato. C'è anche lo sblocco con il volto, che però io non utilizzo perché è 2D e quindi non lo trovo particolarmente sicuro. Abbiamo qui l'estrattore, al meglio il vano per la SIM, gli speaker sono stereo, microfono, porta USB tipo C per la ricarica da 25 watt. Allora, il look, come detto, è fantastico. Abbiamo finalmente questa nuova cerniera che, come vedete, elimina le fessure che vi sono fra le due parti del dispositivo. Quindi il risultato è un blocco compatto che è quasi privo di spazi che magari possono essere fastidiosi per l'accumulo di polvere, sabbia e via dicendo. C'è giusto un minuscolo micromillimetro qui, ma nulla di significativo, è sicuramente una riduzione importante rispetto alle generazioni passate. Qua abbiamo un vetro a protezione del tutto e anche qui nel pannello interno. Siamo arrivati quindi a parlare di display, 6,7 pollici, Full HD Plus, 120 Hz il refresh rate, si vede bene e sì, c'è la piega, si sente, penso che la riuscite a vedere e sentire pure voi in video, perché è una cosa che inizialmente è fastidiosa, lo ammetto, però poi si prende la mano e non disturba più. Ecco come si vede un video su questo Galaxy Z Flip 5. Di default sarebbe così l'immagine, però io posso stretcharla andando un po' a perdere parte del video per ovvi motivi, insomma, fisici, e questa è l'esperienza. La piega dà fastidio solamente in alcune condizioni di luce, per esempio adesso sono all'aperto, la piega un pochino mi disturba, ma sono fisse mie, nulla di significativo, e soprattutto con l'utilizzo tende a sparire. Curiosamente devo dire che questa applicazione YouTube è presente anche sullo schermo esterno, curiosamente perché non sono tante le applicazioni supportate. È bellissimo questo schermo, come vedete, tantissime le personalizzazioni, posso cambiare così la schermata principale magari andando a scegliere una diversa, poi di qua vado alle notifiche con uno swipe verso destra, quindi, e non verso il basso, che abbassa invece i toggle rapidi. Questa è la luminosità massima, la tengo a un livello medio. Di qua i vari widget che possiamo anche andare a personalizzare nella schermata principale, e poi vedete qui sono le applicazioni supportate che ho scaricato, sono veramente poche. YouTube incredibilmente sì, se volete potete vedere pure video da fuori dallo schermo esterno, ma io non lo trovo particolarmente intelligente come mossa. Piuttosto ho apprezzato Google Maps, che se io imposto ora Ikea, per esempio, ok, sì, chiuderà, non ti preoccupare, voglio andare lo stesso a Ikea. Ho qui tutta la navigazione, non è molto comoda la guida, ma sicuramente se state usando la navigazione a piedi può essere una bella chicca, al pari se non superiore alla navigazione che si potrebbe avere su un orologio smart. Ho chiuso l'applicazione di mappe e mi sono dimenticato di dirvi che, volendo, oltre a vedere per esempio le applicazioni con la schermata principale classica come un device canonico, oppure con la modalità flex da una parte e con le impostazioni dall'altra, oppure ancora con lo schermo esterno per le app supportate, ci sono anche le finestre flottanti, che quindi Maps è una di queste applicazioni supportate, vi permetterà di avere il device
completo, pulito, con magari le vostre applicazioni principali che state usando, che so, WhatsApp, e in una finestrella flottante la navigazione con Maps. Carino, il multitasking è uno dei punti forti della One UI, però io lo apprezzo molto sul Fold. Sul Flip preferisco la modalità Flex con alcune applicazioni. Tornando allo schermo, però, vi devo dire che sì, 3,4 pollici, finalmente un bel pannello rispetto ai modelli passati. C'è l'Always On Display che è comodissimo, ma sarò onesto, è troppo flebile sotto la luce del sole, cioè si vede veramente poco. Sarà voluta o meno la cosa? Non lo so. Fatto sta che io mi è capitato più spesso, come hanno constatato anche altri colleghi, di dover tappare di più per togliere questo Always On Display, quindi attivare lo schermo e vedere le informazioni. Piccola chicca, ecco, uno dei piccoli punti negativi. Fra le mancanze di questo device, oltre all'Always On poco pratico, a mio avviso, devo citare l'assenza della modalità DeX. Un'altra chicca che mi è piaciuta tantissimo è questa questa schermata flottante che io trascino da destra verso sinistra, e mi permette di avere le applicazioni più usate in modalità appunto split screen, comodissima perché io per esempio qui sono sul browser di Samsung e contemporaneamente qui sono su YouTube. Non capisco cosa ci dobbiate fare con due applicazioni in contemporanea quando io non riesco a camminare e mangiare un gelato in contemporanea, perché sennò mi ci perdo. Beati voi che siete multitasking, che vi devo dire. Queste le due fotocamere principali, da 12 megapixel la prima, da 12 la seconda, f1.8 la principale, che però è molto più luminosa di quello che si possa pensare. All'interno abbiamo una selfie cam di piccole dimensioni che, sarò onesto, non mi ha fatto impazzire. Se dovete fare dei selfie, io vi consiglio di avviare questa modalità, ovvero avete il telefono così, chiudetelo, quindi lasciate perdere la fotocamera anteriore, sbloccatelo e poi trascinate, così avrete attivato la modalità fotografica, sfruttando però i sensori principali, quindi la qualità sarà incredibile. E se vedete, ora mi faccio un selfie al volo, lo vedrete anche di seguito, è qualcosa di fantastico. È un gioco a cui io non riesco a smettere di giocare perché cambia tutto. 3,4 pollici così sono ben sfruttati, e quindi un plauso a Samsung per aver realizzato questa soluzione. Più che stare qui a parlare, perché sennò poi attacco i miei pipponi e finisco nel 2000 mai, allego i video di seguito. Giudicate voi e anche guardate le immagini, tutte alla piena risoluzione, massima risoluzione possibile, file originali, presi e messi in recensione, ovviamente un po' compressi, ma guardate il livello di dettaglio, l'assenza di rumore nelle immagini al buio, qualcosa di clamoroso. Questo è un video fatto con la fotocamera principale di Galaxy Z Flip 5, 4K a 60 fps, stabilizzata, come vedete si comporta molto bene perché io sto andando a passo svelto in palestra, e nonostante ciò non mi sembra che ci sia, insomma, un'immagine troppo shakerata, anzi. Mi piace tantissimo la gestione dei colori, tende a bruciare solo in rarissimi casi, quindi ottimo. Facciamo un attimo che mi avvicino, ecco un attimo un albero, guardate come sfoca tantissimo lo sfondo e come mantiene un livello di dettaglio pazzesco. E cos'altro posso dirvi? Ovviamente le chicche software di Samsung le conosciamo tutti, io mi ci sto divertendo parecchio, più che altro perché riesce a tirare fuori immagini corpose, come dicono gli americani, crispy, croccanti, frizzanti, ed è vero perché sono nitide. Guardate anche qui come gestisce il controsole, veramente non è un camera phone, eppure mi sta piacendo tantissimo per il comparto foto e video. Quindi se avete intenzione di prenderlo anche per avere un dispositivo multimediale con cui fare foto e video di livello pro, lui sarà una scelta consigliata. Guardate adesso la differenza di questo video registrato con la fotocamera selfie interna del device. Adesso però lo chiudo e sfrutto le due fotocamere principali per riprendermi. Ok, stavo configurando il telefono e
sono stato preso dalla voglia di fare un video con le fotocamere principali, però con il device chiuso. È una figata assurda perché, cioè, pensate che il telefono è chiuso e io ora sto facendo un video. Comunque, qualità mi sembra ottima. Io ovviamente qua sono in pieno giorno, anzi, in verità stavo facendo delle cose al computer e stavo aspettando che si ricaricasse tutto. E mi piace tantissimo. È una funzione che io userei tantissimo, quella di fare video in questa maniera. Come gira i video Samsung Galaxy Z Flip 5 di notte? Guardate pure voi la qualità. Sono con la lente principale. Ora switcho alla lente 0,5, l'ultra wide. A me piace tantissimo. Non è un camera phone, ma si comporta bene. Ora apro e usciamo. Guardate un po' come si vede. Sensore principale, decisamente più nitido e più risoluto. Questa è la lente ultra grandangolare. Devo dire che rispetto alla principale sfalza un po' i colori e in sottofondo c'è la mannoia che canta. Siamo all'Aquila, ai cantieri dell'immaginario. Ora chiudo con San Bernardino. Conclusioni. Allora, mi è piaciuto tantissimo, non posso fare una recensione di mezz'ora perché sennò mi cazziano e soprattutto chi se la guarda, diciamo la verità. Però vi devo dire che a me lui mi ha fatto impazzire. Ho scritto anche la recensione testuale, leggetela, la trovate sul sito di Tecnoandroid, vi lascio anche il link qua sotto, così chi vuole approfondire lì troverà altri piccoli particolari che non ho potuto dire in questa video recensione. Vi devo dire però che il prezzo è di 1249 euro per la versione basica 256, ma con una promozione che c'è adesso attiva sul sito di Samsung, ma anche su Amazon dal link che vi alleghiamo, potete prendere la versione a 512 al prezzo di quella a 256. Onestamente, oggi è quella da preferire. Però sapete anche voi che i flip tendono a scendere di prezzo nel corso dei mesi, quindi se non avete la scimmia, l'urgenza di comprarlo adesso in questo mese, aspettate un attimino, magari verso settembre-ottobre, che calerà di prezzo, magari a novembre in occasione del Black Friday, e sicuramente lo porterete a casa a meno. Ma il succo è, li vale questi 1250 euro? Secondo me sì. Sì, perché è un concentrato di tecnologia incredibile. Funziona tutto, la batteria è buona, non scalda, il processore è potente, va bene nei giochi, è un top di gamma, è un camera phone, anche se l'assenza di una lente tele io l'ho sentita, fa bellissimi video, ottime foto, il pannello esterno è una figata, anche se nel tempo verrà aggiornato con più applicazioni disponibili, perché sì, c'è WhatsApp, ma no, non c'è Telegram. E io che uso più Telegram per lavoro che WhatsApp, un po' ho rosicato, però questa è una questione di aggiornamento software. Gli sviluppatori sicuramente aggiorneranno le loro applicazioni a breve. In definitiva, mi è piaciuto, ve l'ho già detto, sì, vale la pena passare ad una Z Flip 4? Sì, perché c'è un bel salto generazionale, secondo me. Avete uno Z Flip 3? Fate già il pre-order, anche perché con Samsung c'è una bella promo adesso per il trade-in. Portate il vecchio, ve lo valutano parecchio e avete un bello sconto, uno sconto bello corposo per questo qui. Cosa volete di più? Però sbrigatevi, avrete tempo fino al 10 agosto. Se vedete la recensione dopo il 10 agosto, boh,
però ci saranno altre promozioni, magari guardate i link da Amazon perché sicuramente qualcosa capiterà. Il video è finito, io mi sono dilungato tantissimo, ve l'avevo detto che era lunga la recensione, like, commentino, iscrivetevi, tutte queste cose le sapete meglio di me, ci vediamo in un prossimo video, ciao!